Conte è passato alla difesa 4 perché effettivamente nota che è meglio così, oppure lo ha fatto come soluzione temporanea per tamponare in vista poi di gennaio. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi siamo qui per parlare di calciomercato. Perché sì, ragazzi, staremo pure in pausa nazionale, staremo pure in corso di un campionato, ma il calciomercato, ricordatelo, non muore mai. È una legge non scritta. Allora, ragazzi, oggi abbiamo da commentare precisamente tre notizie. E quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito dalla prima notizia. Questa in realtà è una notizia non proprio recentissima, è uscita fuori qualche settimana fa, però non ho voluto parlare perché eravamo comunque in clima partite. Poi, col senno del poi, dico meno male che l'ho rinviata perché sfrutto questa notizia per parlare di un tema. Parliamo di esterni destri. Nelle scorse settimane si stava parlando di un Napoli che sarebbe propenso nel mercato di gennaio a prendere un esterno destro, il famoso esterno destro che non è stato preso nel mercato estivo. I nomi fatti sono tre, due sono una ripetizione, sono due nomi che abbiamo già commentato in estate e sono Chachua del Verona e Dina Ebimbe del Francoforte. Chachua, ragazzi, abbiamo già detto in un video dedicato in estate, terzino comunque di prospettiva, sta giocando attualmente al Verona. Qualche lacuna in difesa ce l'ha, giocatore fisico di spinta. Dall'altra parte abbiamo Junior Dina Ebimbe, questo giocatore del Francoforte, 23enne, che finora ha collezionato 113 minuti con praticamente una sola partita da titolare, quindi in realtà non sta collezionando tutti questi grandissimi minuti. E poi il terzo nome che arriva direttamente dalla Serie A, e questo è un nome che a me sinceramente piace molto e su cui mi ci fionderei così subito, ovvero Patrick Dorgu, giocatore del Lecce, che in realtà in questa stagione lo stiamo vedendo un po' tutto campista perché sta ricoprendo vari ruoli. Lui di base sarebbe un terzino sinistro in una difesa a 4, però diciamo che non ha proprio queste grandi doti difensive. È anche vero però che è molto giovane, quindi ha grandi margini di miglioramento, ha grandi potenzialità. Lo stiamo vedendo a volte terzino sinistro, a volte esterno sinistro in un centrocampo a 4, a volte addirittura nel tridente d'attacco in un attacco a 3. Lo abbiamo visto esterno sinistro, esterno destro. È un po' un jolly che può giocare sia a sinistra che a destra lungo le fasce. Io mi ci fionderei subito su questo giocatore a prescindere per un motivo molto semplice: ha delle prospettive a mio avviso incredibili, ha una potenzialità incredibile e magari sotto l'ala di Conte potrebbe diventare un giocatore formidabile, ok? Quindi i tre nomi fatti sono questi qui. Approfitto di questa notizia per un tema, ovvero c'è una cosa che accomuna questi tre giocatori e questa cosa secondo me è di natura prettamente tattica. Il Napoli al tempo in estate ha fatto un mercato per giocare con la difesa 3, o meglio Conte voleva giocare con la difesa 3. Infatti le prime partite ci ricordiamo di Lorenzo braccetto destro, Mazzocchi esterno a tutta fascia a destra, Anghissello Botka mediani con Kvara e Politano dietro a inizialmente Simeone o Raspadori e poi dopo Lukaku. Quindi inizialmente si era pensato di fare la difesa 3. Poi arrivano McTominay, arriva Gilmour, non arrivano difensori centrali, non arrivano esterni destri. In contemporanea Mario Rui viene fatto fuori. A una certa Conte si rende conto che forse la difesa 4 era una disposizione migliore per la rosa che aveva in quel momento a disposizione. Quindi diciamo che si è adattato alla rosa e quindi passato a questo 4-3-3/4-2-3-1, che poi in fase di possesso diventa un 4-2-4 e in fase di non possesso diventa un 4-5-1/5-4-1-5-3-2, ok? Alla luce di questi nomi che si sono fatti, la mia domanda è: Conte è passato alla difesa 4 perché effettivamente nota che è meglio così, oppure lo ha fatto come soluzione temporanea per tamponare in vista poi di gennaio, dove si potrà magari fare un mercato volto a passare poi la difesa 3? Questa è secondo me la domanda principale, perché tu comunque
usando la difesa 4 puoi inserire McTominay, perché togli un difensore e metti dentro un centrocampista, perché poi ragazzi, alla fine dei fatti, alla fine della fiera, difesa 3, ok, ma poi diventa una difesa 5, perché poi gli esterni si abbassano e quindi c'hai 5 difensori. Quindi tu togli un difensore, passi a 4 e quel nome poi viene scalato in avanti a centrocampo. Quindi hai tolto Mazzocchi e hai messo McTominay. E in questo modo tu comunque c'hai un centrocampo equilibrato, perché c'hai Lobotka che fa il vertice basso, Anguissa che fa quella mezzala più di quantità, più volta al dare equilibrio, e poi c'hai McTominay che si butta in avanti quasi come fosse una seconda punta vicino a Lukaku. E in contemporanea hai anche risolto il problema in difesa, perché c'hai Di Lorenzo terzino a destra, due centrali, Buongiorno e Rachmani, e poi a sinistra c'hai Olivera, che in questo momento è titolare perché Spinazzola alla difesa 4, non lo so sinceramente. E inoltre la difesa 4 è ottima perché tu in questo momento c'hai 4 centrali di ruolo contati, perché c'hai Buongiorno, Rachmani, Juan Jesus e Rafa Marin. Quindi oggi la difesa 4 è la soluzione migliore, perché va a, diciamo, risolvere la maggior parte dei problemi che hai. Ora facciamo un'ipotesi, ok? Arriviamo a gennaio. Il Napoli riesce a superare indenne il filotto della morte. A gennaio sei primo. Conte decide di voler passare, di voler tornare alla difesa 3. Quindi cosa serve? Serve innanzitutto l'esterno destro, perché Mazzocchi titolare lo abbiamo visto, non si può. In contemporanea, secondo me, poi si creerebbe appunto il problema McTominay. Dove lo metti? Lo metti nei due, dietro? Abbiamo visto che McTominay comunque in fase di possesso si butta molto in avanti, ma un lavoro comunque difensivo te lo fa. Metterlo però nei due in mediana, che vuol dire? Vorrebbe dire far fuori Anguissa, perché non penso che Conte, diciamo, rinunci allo Lobotka. Quindi ci sarebbe questo problema. Non riesci a far coesistere Anguissa e McTominay. O meglio, si potrebbe fare. E in quel caso quindi si passerebbe al 3-5-2. Il problema però poi qual è? Devi sacrificare un attaccante. Chi sacrifichi? Politano, che finora è stato forse il calciatore con più minuti del Napoli, ed è quel giocatore che ti dà l'equilibrio. Fai fuori Kvara? Non penso. Fai fuori Lukaku? Assolutamente no. E poi ricordiamoci che c'è sempre Davin Neres, che prima o poi penso diventerà anche lui un titolare. Quindi secondo me ritornare alla difesa 3 sarebbe un problema, perché andrebbe a ricreare dei nuovi problemi che tu avevi risolto con la difesa 4, ok? Quindi io penso che questo passaggio alla difesa 4 da parte di Conte sia definitivo e non temporaneo. Ricordiamoci poi, ragazzi, un'altra cosa: in questo momento le liste Serie A sono piene. Il Napoli non può comprare un giocatore se prima non ne vende qualcuno. Mario Rui è stato fatto fuori perché non c'erano spazi. Oppure prendi degli under 22, ma sia Ebimbe sia Chachua non sono under 22. Dorgu invece sì. Dorgu potrebbe essere magari un nome che prendi a gennaio e puoi subito integrarlo in rosa, perché è comunque un under. Quindi su Dorgu attenzione. Ma se non vai a prendere un under, ripeto, devi vendere qualcuno. E io sfrutto questa cosa per passare alla notizia successiva, e qui parliamo di mercato in uscita. Come ben sapete, Zapata, il povero Zapata, si è distrutto il ginocchio letteralmente, e mi dispiace onestamente, ragazzi, perché Zapata comunque è un ragazzo innanzitutto buonissimo, non si meritava un infortunio del genere. Zapata fuori praticamente tutta la stagione, e quindi al Torino serve un attaccante. Ora si sta parlando di Balotelli svincolato, piccola parentesi. Nel 2024 stiamo andando ancora dietro a Balotelli, chiusa parentesi. Si sta parlando di un Vlasic che viene avanzato sulla linea degli attaccanti, e non mi dispiacerebbe, visto che c'ho anche lui al fantacalcio. Si sta parlando di puntare su Che Adams e Sanabria con Caramo dietro. E poi si sta parlando di intervenire sul mercato di gennaio, che sarebbe la cosa più, diciamo, logica, e si sta facendo il nome di Simeone. E che dire, ragazzi? Allora, Simeone, diciamo che da quando è arrivato al Napoli si è sempre dovuto schiantare contro una realtà, cioè
essere riserva, perché Simeone a Napoli è venuto per fare la riserva. In questa stagione Conte lo ha praticamente usato, perché lo ha usato 137 minuti, ha collezionato una sessantina di minuti in meno rispetto a Raspadori. Diciamo che Conte sta alternando Raspadori e Simeone. Dal punto di vista contrattuale, Simeone ha il contratto in scadenza nel 2026, quindi non questa stagione, ma la prossima finirà. E quindi magari fai ragionamento, no? Se io non lo vendo questo gennaio, poi rischio di portarmelo a un anno dalla scadenza e lì poi Simeone potrebbe decidere di andarsene via a zero. Quindi io dal punto di vista contrattuale dico, potrebbe essere verosimile un Napoli che vende Simeone a gennaio. A quel punto però andrebbe preso un attaccante, perché io non penso che il Napoli rimarrà con solo Raspadori vice Lukaku. Diciamo che lo stile è quello lì, perché pure Raspadori è uno che si abbassa, gioca a spalle alla porta e poi smista i palloni per i compagni, però dal punto di vista fisico è 50 spanne sotto Lukaku. Potrebbe essere verosimile sacrificare Simeone, che comunque è un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Lukaku, per prendere un attaccante che rispecchia un po' di più l'identikit appunto della punta che vuole Conte. Può essere tranquillamente quella classica notizia che buttano fuori solo perché Zapata mo si è rotto e quindi stanno facendo la sfilza di nomi e tra questi nomi mettono dentro pure Simeone. Può essere tranquillamente anche quello il motivo, però io sinceramente non escluderei a priori questa notizia di Simeone al Torino. Detto questo, io vi lascio con l'ultima notizia. Questa è una notizia proprio interna al Napoli. Perché? Perché, come ben sapete, Anghissa ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi alla fine di questa stagione. Però Nicolò Schira ci ha fatto sapere che il Napoli sarebbe intenzionato a attivare una clausola nel contratto di Anghissa che posticipa la scadenza del contratto fino al 2027, quindi si estenderebbe il contratto per altri 2 anni. E il Napoli quindi sarebbe propenso, sarebbe in procinto di attivare questa clausola. Ci fa piacere. Approfitto di questa cosa per chiedere umilmente scusa ad Anghissa, perché io, ragazzi, se vi ricordate, feci a fine stagione scorsa la tier list dei calciatori recuperabili e quelli che invece andrebbero dati via, ok, con Conte. E io misi Anghissà tra quelli che secondo me andavano, diciamo, ceduti, perché secondo me avevano finito il loro ciclo a Napoli. Anghissà comunque in queste 7 partite sta tornando ai livelli dell'Anghissà visto 2 anni fa, grazie anche appunto alla fase difensiva del Napoli, perché come abbiamo sempre detto, Anghissà quando il Napoli gioca stretto e compatto rende molto meglio, e poi lui di base ci sta mettendo quell'impegno e quella forza di volontà, quella determinazione che io l'anno scorso comunque non ho visto, perché ora tralasciando il lavoro di Conte, ma Anghissà di base è un calciatore che è incostante, perché ci sono quelle volte dove si prende le pause, dove non mette il piedino nei contrasti, e poi ci sono quelle volte dove invece dimostra di essere il centrocampista più forte della Serie A. Ok, quindi ce l'ha delle pause ogni tanto, ok? Però è indubbio che in queste 7 partite con Conte sta ritornando ai livelli che io avevo visto 2 anni fa con Spalletti, ecco. Peccato soltanto che Anghissa, dal punto di vista realizzativo, non, proprio il piede non ce l'ha, anche se in realtà un gol di testa l'ha fatto, però comunque Anghissà di base è un giocatore che non ti porta tanti gol. Ci sta che il Napoli utilizzi questa clausola, anche perché molto banalmente, ragazzi, attivando questa clausola non perdi il giocatore a zero, quindi può essere anche una mossa per appunto allontanare la scadenza e quindi far lievitare il valore e magari venderlo bene se dovesse arrivare un'offerta importante, ecco. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Secondo voi il Napoli a gennaio interverrà sul mercato o non farà niente? Ditemi un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli! Ciao!